5 febbraio 2023, la quinta domenica dopo l'Epifania. Partiamo dal primo brano della Messa. Il profeta anonimo, chiamato dagli studiosi il terzo, Isaia, autore della terza parte del libro chiamato genericamente di Isaia, che comprende gli ultimi 10 capitoli, un profeta vissuto nel periodo successivo al ritorno degli ebrei dall'esilio babilonese, durante la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto. Con il brano di oggi conclude il libro, si conclude il libro cosiddetto di Isaia, aprendo, attenzione, orizzonti splendidi e sconcertanti al popolo di Israele abituato, no? A vivere un po' di ristrettezze anche mentali, chiuso, il popolo eletto, eccetera, no? Profeti aprivano. Gli studiosi dicono che il capitolo finale è un canto particolarmente intenso e variegato, con diversi oracoli introdotti. No, gli oracoli sono quelli che sono introdotti, così dice il Signore. Riuniti, sono diversi, ma riuniti in un'unica composizione. Si inizia con un ammonimento nel più puro spirito profetico. Non basta ricostruire materialmente il Tempio e riprendere le celebrazioni rituali dei sacrifici e delle offerte. È necessario, dicono, no, i profeti, questo profeta soprattutto, è necessario convertirsi radicalmente e impegnarsi nella lotta contro l'idolatria, definita abominazione. Cioè, cosa vuol dire abominazione, anche già in italiano? Qualcosa che suscita orrore, qualcosa di ripugnante, che va perciò disprezzato, rifiutato. L'ho già più volte fatto notare, ma insisto, insisto. Per i profeti di Dio il vero peccato non era quello del tipo morale, comportamentale, ma del tipo religioso, cioè il vero peccato è l'idolatria, vista come tradimento dell'alleanza con l'unico Dio. No, cos'è l'idolatria? Sostituire l'immagine vera di Dio con un oggetto, no? L'idolatria. Idolo vuol dire immagine. Certo, i profeti invitavano non solo alla lotta contro l'idolatria, ovvero contro quell'oggetto da adorare, un oggetto di propria fabbricazione per sostituire il vero Dio, ma invitavano a lottare anche contro l'ingiustizia, tradire la vera immagine di Dio, e anche questo, no? Si tradisce la vera immagine di Dio e cosa succede? E si va a tradire la sua giustizia, che si riflette nel creato in ogni suo aspetto come natura. Cosa vuol dire natura? L'ho già detto. In latino significa un grembo di vita, ciò che sta per nascere. Anche l'animale, come del resto dice già la parola animale, ha la vita, come anche il mondo vegetale, il mondo minerale, eccetera, eccetera. Poi vabbè, tutto è vita. E tutto deve far parte della nuova comunità che è l'universo intero. È così che si può dare senso anche il Tempio e il suo culto. Pensate all'oggi dove le nostre chiese non si capisce più se siano templi dello spirito o del corpo, templi in cui si viene per convertirsi alla nuova umanità oppure viceversa per fare dell'umanità un insieme di barbarismi e di razzismi. Si viene anche in chiesa per divertirsi, no? Vabbè.
ci sono i chiesi balletti, ci sono i preti ballerini, no? Vabbè, dai, lasciamo perdere. Il capitolo prosegue con aperture davvero provocatorie. Gli ebrei che si oppongono al disegno di Dio vengono definiti nemici dello stesso Dio. Chi sono i veri nemici? Non sono quelli esterni, noi pagani, ma loro stessi si fanno nemici di Dio. Lo dirà più volte anche Gesù, no? I suoi non lo hanno accolto, i suoi compaesani di Nazareth, i suoi simpatizzanti, il suo popolo, quello ebraico, i suoi stessi discepoli che lo tradiscono. Quanto è vero, i veri nemici sono quelli di casa. Poi la casa assume di diversi significati, chiaro, no? Può assumere la famiglia, può assumere il paese, può assumere la nazione, gli amici, quel che volete voi. Poi si passa alla descrizione dell'opera del Signore nei confronti della nuova nazione, secondo il disegno di Dio. Attenzione alle parole. Nazione, già la parola nazione mi fa venire il nervo certe volte quando magari si usano quelle parole, no, tradendo il significato originale. È una parola equivoca, visto che ancora oggi si usa dire nazionalismo, sovranismo, patriottismo. Nazione deriva dal latino nascere, ovvero indica il luogo in cui uno è nato. Ma c'è nascita e nascita. C'è la nascita fisica e allora si parla di nazione in senso fisico, ma c'è la nascita spirituale, mistica, e allora non ci sono più nazioni e nazionalismi in senso carnale, con barriere carnali, con delle bestemmie. Il disegno di Dio, già vivamente presente negli scritti dei profeti dell'Antico Testamento, è universale. È destinato a frantumare ogni chiusura nazionalistica e i primi a non averlo capito sono stati proprio gli ebrei, i nemici di casa, i quali hanno sempre frainteso il concetto di elezione, popolo eletto, inteso come separazione dagli altri, come popolo eletto, scelto, no? Ecco, privilegiato. I profeti, nel descrivere il disegno universalistico di Dio, no? Ricorrevano delle immagini che purtroppo nel tempo hanno perso tutta la loro provocazione divina. Pensate all'immagine della donna madre, ovvero come grembo sempre fertile di vita. Ma chi rappresenta questa madre che genera figli al di fuori di ogni concetto nazionalistico? Mussolini premiava le madri che generavano figli maschi per poi avere un materiale carnale per mandare in guerra. Strumenti di guerra. Quanti figli, no? Non ho ancora capito il grande interesse, diciamo, ossessione della Chiesa di popolare la terra, di una schiera quasi infinita di figli, sempre sul piano carnale. Questo è il problema assurdo di una chiesa, figli, figli in senso carnale. Ma Dio usava un altro linguaggio, o meglio, gli si metteva in bocca un linguaggio da intendere però non in senso puramente carnale. Certamente Dio in quanto spirito non parlava, i profeti erano la voce di Dio e Dio ispirava in loro parole divine. Vabbè. Pensate alla generazione del Logos in noi, questa parola, no? Che adesso, vabbè, adesso, anche adesso. Che linguaggio tipico dei mistici, no? Generazione, no? La nascita del Logos, che non Logos è Dio, no? È Logos, figlio di Dio, in noi. Che non avviene solo carnalmente, chiaro, no? Siamo anche carnali, no? Avviene dentro di noi, ma questa generazione. Così come è avvenuto nel grembo fisico di Maria di Nazareth, è avvenuto una generazione carnale, cioè figlio di Dio si è incarnato carnalmente, incarnato già la parola. I grandi mistici medievali parlavano della generazione misteriosa del tutto spirituale, del Logos nel nostro essere, sconvolgente. Una società
il cui futuro dipende solo dai figli che nascono carnalmente e devono essere numerosi secondo la religione cattolica, e non soltanto secondo la religione cattolica, che cosa diventerà? Imploderà! La Terra ha un limite di sopportazione, anche se la storia ce lo insegna, e la stessa perversione, mi metto a ridere, non bisogna piangere, no? Degli stessi esseri umani che risolve in parte il problema demografico, attraverso che cosa? Le guerre, no? Violenze, uccisioni, eccetera, eccetera, ci pensa poi la storia, no? Umana, perversione umana, distrugge gli esseri umani e così almeno si riequilibrano le cose, no? So che il discorso si farebbe complesso e difficile sull'equilibrio da mantenere tra ambiente fisico, da valutare nei suoi limiti di sopportabilità dell'esistenza umana sul pianeta Terra e il diritto di ogni essere a vivere in quanto essere, in santa pace. Non dico altro, potrei essere tacciato di selezione della razza umana, ma vorrei portare sempre il mio discorso al di sopra di ogni carnalità e allora godiamoci anche del sogno divino, il quale vola alto al di sopra dei nostri ragionamenti puramente carnali, in ogni caso del tipo ideologico prettamente religioso nel senso più carnale. Torniamo all'immagine materna della donna, che è sempre rivoluzionario, diciamo anche attuale. Anche qui attenzione, non cadiamo nel rischio di fermarci alle parole in sé, da intendere in senso carnale. Allora l'immagine profetica della maternità della donna richiama quel grembo dell'essere divino e di riflesso dell'essere umano che partorisce in continuazione la vita, da intendere nel senso più ampio che va al di là dell'elemento carnale, e lo ripeto. E allora tutto diventa simbolo, ma direi di più, tutto è quella utopia divina che, come dice la parola utopia, qui vuol dire topos, vuol dire luogo, u vuol dire senza, no? Che senza luogo, che perciò non è legato, questa utopia divina, non è legata né al tempo né allo spazio in senso fisico, è al di fuori, è eterna, no? Eterna nel senso che è al di fuori di ogni carnalità, del tempo e dello spazio. Concludo leggendovi le parole del profeta che presenta la nuova Gerusalemme, ovvero la nuova umanità o creazione, come una mamma ricca di latte che può alimentare con abbondanza i suoi figli. Anche qui tutta immagine, chiaro. Il latte è simbolo dei beni messianici, no? Secondo i profeti, la pace, la giustizia, la fratellanza universale, tutte belle parole che poi... Ecco cosa dice il profeta. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, gioite grandemente con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto, no? C'è stato il momento della distruzione, eccetera, no? Vabbè. Così succhierete al suo seno e vi sazierete delle sue consolazioni, succhierete con delizia l'abbondanza del suo seno. Questa è un'immagine, no? Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume, la pace, come un torrente in piena le ricchezze delle nazioni. Voi succhierete e sarete portati in braccio, sarete accarezzati sulle ginocchia. Stupende queste immagini dei profeti, no? E noi? Abbiamo ridotti banalmente. Andiamo al di là delle parole. Che sogno di Dio si realizzerà? Lo speriamo.